Compartimento numero 6 è il nuovo lavoro del regista e sceneggiatore finlandese Juho Kuosmanen. Il film è stato presentato a Cannes ed è risultato vincitore del Gran Premio Speciale della Giuria, conferito nella celebre kermesse transalpina all'opera che mostra maggiore originalità o spirito di ricerca. Kuosmanen si era però già segnalato nelle precedenti edizioni con La vera storia di Olimaki, insignito del premio al miglior film nella sezione Un certain regard. Scompartimento numero 6 racconta le vicende di Laura, ragazza finlandese che vive a Mosca e che gode di riflesso della vita glamour di Irina, professoressa con la quale intrattiene una relazione e che stabilmente organizza ricevimenti intellettuali presso il proprio appartamento. Il plot prende avvio dalla volontà di Laura di recarsi a Murmansk per vedere dal vivo i petroglifi, pitture rupestri realizzate oltre 10.000 anni prima, poiché conoscere il passato è utile per meglio interpretare il presente. Ma Irina decide di non partire con la protagonista e Laura sale su un treno che, in partenza da Mosca, attraversa tutta la Russia per poter raggiungere il noto sito archeologico. È proprio sul treno che Laura avrà modo di conoscere Lioa, un operaio russo diretto sempre a Murmansk, ma per lavorare in una delle cave più grandi del paese. Scompartimento numero 6 è un film nostalgico e pieno di simboli che tanto segnavano il modo di vivere. Il treno, il telefono a gettoni, il Walkman, la telecamera portatile. Un film dal sapore analogico e rivolto al passato anche per la scelta dell'epoca dell'ambientazione. La storia infatti si svolge al tramonto della fine degli anni 90. La fotografia, morbida e smussata, pare osservare gli accadimenti da un finestrino bagnato di rugiada e sa abbracciare appieno il caos impacciato del treno. Liberamente adattato dall'omonimo romanzo dell'autrice finlandese Rosa Liksom, edito da Iperborea, Scompartimento numero 6 non sa solo costruire le situazioni giuste supportata da dialoghi ottimi, essenziali e spesso diretti, ma sa anche captare momenti piccoli e non di meno unici. Il film ci invita a rovesciare le apparenze perché chi sembra affidabile magari spesso non lo è e viceversa. Ci invita a saper vedere, a saper ascoltare. Il film in qualche modo parla dei popoli ai popoli e per estensione dell'altro. Scompartimento numero 6 è la terza opera proposta nel ciclo primaverile degli schermi d'autore, giovedì 28 e venerdì 29 aprile al Cinema Lux. Vi aspettiamo come sempre numerosi, ricordandovi che il cinema è di sé e di tutti.